Ecco, buonasera a tutti. Possiamo iniziare la diretta. Io sono Massimo, che vorrei chiamare anche il dottor Massimo, per semplicità. Stasera abbiamo, come al solito, di piano B e piano C per spostarsi anche temporaneamente a Tanzania o a Zanzibar. Oggi lavoriamo, diciamo così, siamo in collaborazione con la Rana Libera e occupiamo anche lo spazio dedicato, della trasmissione è dedicata dalle banche. Quindi grazie Fabio ordine numerico, sono dei sia al piano C che al consulenza d'oro. Abbiamo dato qualche fa. Io intanto vorrei chiedere, c'è un che ha se no poi magari mi sfoto in presentazione io. C'è qualcuno per caso che magari ha delle domande? Parliamo di Tanzania, parliamo di Zanzibar, se qualche domanda riguarda anche a aspetti relativi al safari, parlare di safari, parlare di viaggi. Prego, fate pure tutte le domande che volete, poi magari intervengo anch'io. Max, posso parlare? Sì, prego. Paolo, No, prego, volevo prego, solo buonasera. segnalare, non so se dipende dal mio computer, però io sento male, sento delle interruzioni. Sì, Forse anche neanche io quello che mi hai fatto. volevo dirlo, infatti, anche io che la linea è intermittente. Esatto, scusate Allora, se parlo anch'io, ma non sono riuscita a capire tutto perché la voce non arriva sì. con costanza, insomma. Allora, sì, l'ho notata anch'io questa cosa qui, mi scuso, speriamo che la linea adesso regga un pochino meglio. Ogni tanto io vivo, ho fatto una scelta di vita un po' troppo radicale per certi aspetti. Quando sono venuto qua in Tanzania, io ho deciso di sistemarmi in un villaggio, proprio villaggio di quelli tanzaniani, non un villaggio turistico, un villaggio di quelli tanzaniani, proprio tipici. È un posto molto tranquillo, devo dire, è anche piuttosto bello, vicino al mare, comodo, eccetera. Però effettivamente internet funziona e non funziona, qualche volta dà un po' di problemi. Quindi speriamo che regga la linea. Se non sentite quello che dico, mi interrompete e io ve lo ripeto. Abbiate pazienza, bisogna fare di necessità virtù. Ci sono altre domande? Sentite un pochino meglio adesso. Il benvenuto. Tutti, molti non mi conoscono, io sono Massimo Michele Guerrieri, sono il promotore del piano B e piano C per spostarsi in Tanzania o a Zanzibar. Stasera abbiamo un ospite di eccellenza che mi segue sempre, l'amico Franco. Franco è stato uno dei primi che mi è venuto a trovare e ha avuto la bella idea di comprare una proprietà. Stiamo facendo qualche piccola ristrutturazione. E tra poco Franco si unirà a noi qua, verrà definitivamente, si sposterà. Lui ha comprato la proprietà a Zanzibar e mi verrà a vedere qua. So, Franco, un piccolissimo intervento proprio per salutare, poi dopo magari riprendo io. Prego, Franco. Se, ti sento abbastanza a scatti. Comunque, voi mi sentite bene invece? Sì, penso di sì. Sì, io ti sento benissimo. Sì, Franco, vai, vai, tranquillo. Ecco.
Niente, allora io ho comprato, come dice Massimo, questa proprietà e un prezzo diciamo abbastanza conveniente, però ho dovuto comunque chiedere l'aiuto a Massimo perché non avendo esperienza di come sono le leggi nel posto e infatti fortunatamente con l'aiuto poi anche di un avvocato non ho fatto, come si può dire, un buco nell'acqua perché comunque mi avevano messo in allerta che è facile prendere bidonate e non conoscendo com'è la burocrazia si corre il rischio magari di acquistare una proprietà che magari è già stata venduta a qualcun altro o anche a più persone. E comunque risolto questo problema, io sono abbastanza contento perché dopo i lavori primari che sono stati fatti, di prima necessità, penso che ne sia valsa la pena. Il posto è bello, è vicino abbastanza a Stone Town, l'ho scelta volutamente non vicino al mare, ma più che altro per viverci e quindi essere comodo in caso di necessità di servizi, eccetera, eccetera. Non vicino al mare, intendo che comunque è a 2,5 km, quindi insomma relativamente lontano. Mi trasferirò a breve perché comunque io adesso sto ancora lavorando e devo rispettare i termini del mio contratto e poi una volta sistemato la questione del trasloco, perché il problema del trasloco non è indifferente, nel senso che un container da 20 piedi, che è il più piccolo, adesso ha dei prezzi veramente allucinanti. Vale la pena valutare se conviene o no. Cioè, nel senso che con il prezzo di un container adesso, probabilmente cioè il materiale che è contenuto all'interno vale meno della metà, quindi bisogna pensarci. Però comunque dopo questo io penso a metà, per metà novembre di essere lì insomma sul posto, tutto qua. Benissimo, benissimo, bene, ti ringrazio. Allora adesso iniziamo brevemente, no? Attualmente io saluto Alberto, ci sono degli amici che ci seguono sempre. Allora, vediamo, siccome ci sono molte persone che non mi conoscono, vediamo brevemente di fare una breve presentazione di come funzionano questi piano B e piano C. Cosa vuol dire piano B e piano C? Allora, generalmente parlando, il piano B è il piano di emergenza, no? In questi momenti qui tutti dovrebbero avere nel cassetto un piano B, perché voi adesso mi ascoltate e perché? Perché mi ascoltate? Perché evidentemente avete interesse a informarvi, giustamente, le cose non stanno andando assolutamente nella direzione giusta, per tante ragioni, c'è anche la crisi energetica. E quindi è normale che le persone comincino a guardarsi intorno per trovare delle soluzioni ai problemi esistenti. Il piano B è un piano che io ho messo insieme inizialmente per me. C'era il piano B di emergenza. Io, dopo aver passato 21 anni a New York, mi sono spostato a New York nel 1999 con la famiglia, lavorato lì per più di 20 anni. A un certo punto, poi, siccome anch'io era assillato a tutte queste mascherine, a tutte queste imposizioni assurde, io ho cominciato anch'io a fare la mia ricerca e ho messo insieme il piano B che poi mi ha portato qua in Tanzania. Perché mi ha portato in Tanzania? Beh, è abbastanza semplice, perché la Tanzania è stato l'unico grande paese al mondo, direi proprio forse l'unico paese al mondo, che è rimasto fuori dalla pandemia, credere o non credere. Grazie un po' all'intervento del Presidente Magufuli, poi circostanze misteriose, sono rimasti fuori, non hanno mai avuto vaccinazione obbligatoria, distanziamento sociale, problematiche relative insomma, tutto quello che ha comportato, no? Questa pandemia, che sta finta pandemia.
E quindi io sono molto interessato, sto colpito da questa cosa, ho approfondito tutto e poi sono venuto qua. Mi ci è avuto un sacco di tempo, un sacco di energie, perché nel frattempo lavoravo, una cosa e quell'altra. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che un piano di emergenza, purtroppo, è un piano impegnativo, impegnativo sotto tantissimi punti di vista, non soltanto quello economico, perché poi bisogna spostarsi, andare a vedere, continuamente fare ricerca, poi magari spendere soldi in consulenti, cose di questo tipo, ma soprattutto dal punto di vista mentale, prende moltissime energie dal punto di vista mentale. Quindi tutti coloro che sono in contatto anche con me, no? Che dicono sì Massimo, vorrei venire, devo venire, però c'è questo problema, quest'altro problema, effettivamente io li capisco, perché non è per tutti fare un'operazione di questo tipo. Cioè ci sono persone che hanno in se stesse una grande determinazione e lo possono fare, magari hanno anche la libertà per poterlo fare, altre persone invece che non ce l'hanno, poi hanno il vincolo dei genitori anziani, i figli, una cosa e quell'altra. Quindi si capisce perfettamente tutte le difficoltà che bisogna affrontare nel mettere a punto un piano B. Il piano B è stato in questo momento messo a punto per piccoli, medi, grandi investitori o imprenditori, più coloro che cercano lavoro, che vogliono venire qua in Tanzania e aprire una piccola attività o comunque trovare un posto di lavoro qua in Tanzania. Io ho messo a punto quello che ho chiamato un prospetto piano B e piano C. Ora facciamo una breve pausa perché c'è Maria che vuole intervenire. Prego Maria. Maria è scappata. Vabbè, fa niente, continuiamo. Sembrava volesse intervenire. Allora, piano B e piano C, dicevo. Il piano C invece è stato messo a punto per pensionati, i pensionati e i volontari. Io mi sono messo d'accordo con due organizzazioni no profit che danno la possibilità a ragazzi giovani, ragazze, ragazze giovani, comunque ricordo che il limite per legge è 55 anni, di venire qua con un relativo budget, diciamo così, e stare qua 2 anni. Ovviamente tutti i dettagli, dicevo appunto, di tutte di queste di questi due piani sono stati scritti in due prospetti, prospetto B e prospetto C, che io in questo momento do gratuitamente a tutti coloro che mi seguono. Diciamo che inizialmente chiedevo una donazione di 33 euro, dopodiché il soggetto che è interessato me lo richiede, io glielo mando gratuitamente, se lo legge, se è interessato ad andare avanti fa un'ulteriore piccola donazione, e così passetto dopo passetto, se tutto va bene e se c'è la fattibilità del progetto, poi il soggetto, la coppia, la famiglia, quella che viene, spende una settimana con me, io li porto in giro a Dar es Salaam, a Zanzibar, vi faccio vedere sia un po' di bellezze naturali, che qui è un paese fantastico sotto questo punto di vista, sia tutti gli aspetti relativi alla vita quotidiana. Quindi non è che sia proprio una vacanza, è come se fosse una vacanza di lavoro, mezza e mezza, va bene? Allora, approfitto per ricordare che ho ancora 3 settimane disponibili. La settimana di ottobre dal 23 al 29, la settimana ottobre-novembre che va dal 30 al 5 e la settimana, la prima settimana di dicembre dal 4 al 10. Tutte le altre settimane sono occupate. Poi dopo il 10, potete venire anche dopo il 10, però succede che i biglietti aerei vanno a 1500-1900 euro e quindi effettivamente diventa una vacanza molto costosa. Comunque coloro che sono interessati, ci sono molti, come sappiamo, lavorano, che hanno delle date obbligate, se vogliono venire si mettono in contatto con me, io li mando. Ma la procedura è sempre la stessa, li mando il prospetto informativo gratuitamente, se lo leggono, se sono interessati si va avanti per la consulenza, si parla del progetto, se si vede che c'è la fattibilità del progetto si va avanti oppure no. In alcuni casi, quando io vedo che mi trovo a che fare
con un soggetto o con una coppia che effettivamente non ha le possibilità anche economiche di venire. Io vi dico la verità, io non è che vi faccio venire, no, io sono molto, devo essere selettivo, perché no, si rischia di spendere soldi, tempo, tutto, non si rimane contenti alla fine, e no, sinceramente non lavoro così. Io se c'è la fattibilità vi dico venite una settimana e va bene, se non c'è la fattibilità vi dico subito no, non si può fare. Purtroppo spostandosi all'estero ci vuole sempre un po' di soldi, ve lo dico subito, perché se no è inutile stare qui a pensare che si possa venire qua. Si può venire qua, come vi dicevo prima, come volontari, facendo, diciamo, una vita normale, ecco, senza grandi spese, allora si può venire qua come esperienza personale e comunque una grande esperienza di vita, perché si viene qua, si deve imparare l'inglese, si perfeziona, si conoscono, è comunque una grande esperienza di vita, perché uno dei principali che abbiamo è che non si parla l'inglese, non si va all'estero, si va in uno di questi resort e poi si torna a casa e non si è capito niente dello stile di vita magari di Zanzibar, dove siamo stati. E quindi andare sempre all'estero, ricordatevi, è sempre una grandissima esperienza nel momento in cui ci si relaziona con la vita quotidiana. No, facciamo una bella vacanza, si va a vedere un bel safari e va bene lo stesso, ma è un'esperienza evidentemente diversa. Ci sono altre domande? Scusate, ci sono delle domande magari sulle cose che ho appena detto? Se non ci sono domande, vi dico qualcosa in maniera un pochino più approfondita sul prospetto C per i pensionati. Mentre venire a lavorare qua oppure a fare impresa è una cosa che si può fare naturalmente, però in Tanzania, intendo dire a Zanzibar, è una cosa abbastanza complicata. Ora non voglio darvi la sensazione che sia impossibile da fare, no, niente è impossibile, è abbastanza complicato, cioè bisogna affidarsi a delle persone giuste, a dei consulenti giusti e fare i passi giusti. Allora a quel punto è tutto più facile. Però la regolamentazione è particolarmente semplice per tutti coloro che vogliono venire qua in pensione. Allora vi spiego, cerco di essere sintetico e preciso. E qui la regolamentazione non è i visti pensionati. Per esempio, io sono sotto un visto come pensionato, perché ho 60 anni. Sì, ho un social security americano. Non avrei la pensione italiana e quindi voi lavorando in Italia, come si dice in Italia, ma qui la regolamentazione non precisa gli anni, cioè qui si assume che una persona a 60 anni possa andare in pensione per prassi. Quindi cosa succede? Succede che anche se una persona non ha la pensione, ma ha qualche reddito, può essere un affitto, qualche soldo in banca, eccetera, la procedura per ottenere questo visto per 2 anni è estremamente facile. Basta che il soggetto possa dimostrare che può mantenersi qui per 2 anni, non per 20-25 anni. Il governo chiede 2 anni, quindi mantenersi qua per 2 anni è abbastanza la cifra contenuta, perché lo stile di vita e il costo della vita è relativamente basso. Diciamo, in linea di principio, per darvi un'idea, una coppia può vivere abbastanza tranquillamente nella mia zona con meno di 1.000 euro al mese, e automaticamente, se vuole venire qua di pistoli, si parla di soggetti al di sopra di 60 anni di età, può venire e stare qua 2 anni con 25-30 mila euro, che intendiamoci, sono ancora tanti, sono sempre tanti soldi, però possono venire e stare qua tranquilli e non hanno nessun tipo di imposizione, perché come dicevo qui non c'è Green Pass, non c'è Super Green Pass, non c'è assolutamente niente di tutte queste cose. Siamo completamente liberi, è il paese, è uno dei paesi secondo me più liberi al mondo, in questo momento è sicuramente più libero al mondo, perché non c'è nessun tipo di imposizione.
posizione né di controllo. È possibile ottenere un visto come pensionati anche a 55 anni, anche a 48 anni. In questo caso qui basta dimostrare che si ha un certo reddito, e qui devo io poi parlare direttamente eventualmente con la persona interessata, perché non dimentichiamoci che da un lato, come ho detto, la legge non prevede un minimo di età pensionabile, e dall'altro l'obiettivo del governo è quello di assicurarsi che il soggetto che fa l'applicazione abbia soldi a sufficienza per rimanere qui 2 anni. Che abbia 48 anni o che ne abbia 60, gli interessa molto relativamente. Poi tenete presente che qui siamo in Africa e le cose funzionano all'africana. Quindi noi siamo in contatto con degli amici all'immigrazione e una mano ce la danno, ve lo dico così, così almeno, insomma, non posso dire troppe cose, no? in diretta. Vediamo un po'. Io ho intitolato questo, se avete domande interrompetemi pure, ho intitolato questo intervento Safarilandia Tour. Questa è una cosettina che mi sono inventata io al volo, perché ho chiuso dei contratti, non voglio fare nessun tipo di contratto. Sono in contatto principalmente con 2 tour operator che organizzano da tanti anni safari. Ora anche per loro questi ultimi 2 anni, 3 anni sono stati terribili, però sono persone che sono nel settore dei safari da tanti anni, quindi hanno macchine a ruscia, hanno una certa organizzazione. E quindi, siccome anche alcuni clienti me l'hanno chiesto, ho deciso di inserire anche questo servizio, che vi dico la verità, questa è una cosa più da tour operator. Io non sono un tour operator, non mi interessa portare qua turisti, cioè io faccio un lavoro abbastanza diverso, no? L'avrete capito, mi interesso di più della sistemazione personale, del lavoro, del business. Però se qualcuno, anche indipendentemente dal piano B e piano C, mi vuole contattare perché vuole andare a fare un safari, dal momento che magari mi sente adesso questo intervento, mi contatta e io gli organizzo il safari che vuole. Ci sono tante diverse possibilità, definiamo il pacchetto che gli interessa, il numero di persone che vogliono venire, eccetera, eccetera. Poi pensiamo al volo, pensiamo a tutte quelle cose che sono inerenti al safari. Non bisogna dimenticare che quando si parla di Tanzania si parla di destinazione numero 1 al mondo per quello che riguarda i safari, ma non è soltanto safari di animali, poi c'è il Kilimangiaro, spedizione su Kilimangiaro, ci sono molte attrazioni anche a Zanzibar, no? Per esempio le spiagge di Zanzibar sono molto belle, si può andare a fare il safari blu dove si vedono i delfini. Effettivamente da questo punto di vista, cioè dal punto di vista ambientale, climatico e naturalistico, la Tanzania secondo me è uno dei paesi più belli al mondo, cioè che offre di più rispetto sicuramente in Africa, rispetto a tanti altri paesi. Quindi questa iniziativa parte oggi, e se c'è qualcuno che è interessato mi può contattare scrivendomi come al solito tramite Telegram. Mi scuso con qualcuno perché non so per quale ragione non mi trovano. Io non lo so per quale ragione, io sono Dottor Max, digitando Dottor Max o comunque Massimo Michele Guerrieri dovrebbe venire fuori il mio profilo. Non so quello che è successo, ci stiamo lavorando, alcuni mi trovano e altri non mi trovano. Non so quello che devo dire. C'è O che ha alzato la manina, volevi intervenire? Cogito ergo sum, prego. Ha alzato la manina, però vedo che non vuole intervenire. Io vado avanti. Bene. Allora, adesso posso dirvi, vi dico qualcosa riguardo le diversità tra Tanzania e Zanzibar. Allora, Zanzibar era una nazione completamente indipendente fino agli anni 60. Poi, con il presidente Serere, tanzaniano, insieme agli inglesi,
decisero di costituire la nuova Tanzania, perché prima si chiamava Tanganyika, e si annessero, diciamo così, ho detto un po' male, si presero Zanzibar e crearono questa unione. Ora, alcune regolamentazioni sono le stesse, altre invece sono diverse. Per esempio, mentre è possibile comprare proprietà, quindi terre, piccole case, appartamenti, building, a Zanzibar senza nessun problema, come ha fatto Franco, questo non è possibile in Tanzania. Cioè, in Tanzania si può fare, però bisogna costituire una società con un tanzaniano, generalmente parlando, generalmente al 70% tanzaniano e 30% lo straniero, e questa società compra il bene. Ora capite che questa è una regolamentazione abbastanza bizzarra e io non suggerisco ai miei clienti di scegliere questa via. Infatti, diciamo, io suggerisco proprietà a Zanzibar piuttosto che in Tanzania. In questo momento a Zanzibar io ho due proprietà che a mio avviso rappresentano due ottimi investimenti. Coloro che sono interessati mi possono contattare e io li mando tutte le informazioni. Tenete presente che, come vi ho detto già precedentemente, questo è un paradiso, eh? Cioè, questa è una nazione nella quale c'è ancora tutto da fare, perché è la situazione che avevamo noi, grosso modo, in Italia negli anni 50-60. Qui la guerra non c'è mai stata, però c'è da fare tutte le infrastrutture, c'hanno da fare gli acquedotti, c'hanno da fare le ferrovie, c'hanno da fare le strade, c'hanno da fare, da portare, tutte le linee, dei cavi, come si chiamano, quelli lì per internet, insomma, tutto quello che riguarda le infrastrutture principali, sia in Tanzania che a Zanzibar, vanno fatte, devono fare gli aeroporti. Arusha sta in questo momento avendo un momento molto molto interessante, perché stanno costruendo all'interno dei parchi nazionali per, diciamo, promuovere ancora maggiormente il safari e molti alberghi, e quindi ci sono anche grosse opportunità in questo settore qua. Ecco, per la mia analisi è questa. Se c'è qualcuno all'ascolto che è un imprenditore, cioè un imprenditore vero, che sia piccolo, medio o grande, io quello che gli dico, non voglio scoraggiarlo o scoraggiarla, ma quello che gli dico è che ormai l'Italia è un paese al tramonto, cioè l'Europa, il mondo occidentale, ha avuto la sua introduzione, sviluppo, maturazione, e adesso è in fase di declino. Ma questo mi sembra abbastanza evidente, indipendentemente dalla pandemia, indipendentemente dalla crisi energetica, perché in questo caso qui le nazioni, gli sviluppi economici sono come i prodotti, no? Che hanno queste quattro, in linea di massima, quattro o cinque fasi, di ciclo di vita, si chiamano dei prodotti, e noi purtroppo siamo alla fine, siamo alla frutta, quindi siamo in parabola discendente. Quindi l'imprenditore, come posso spiegare questa cosa? Non voglio dire niente di così negativo, ma secondo me, secondo il mio modesto paese, sta perdendo, il mio parere, sta perdendo tempo. In Italia sta perdendo tempo. Ora, non voglio dire che venendo qua è tutto facile. È tutto semplice. No, 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 non è niente semplice. Chi ha girato il mondo sa benissimo che ci sono sempre enormi difficoltà da affrontare. Però qui c'è un futuro per se stesso e per i figli. In Italia non lo so. L'Italia, dovrei dire, in Europa e anche in tutto il mondo occidentale, per ragioni che ho detto. In Italia meno che mai, perché purtroppo, lo sapete, avete visto, l'Italia è un paese che non si sa chi comanda. Cioè, io che ho letto, che ho scritto, ho scritto abbastanza di queste cose in un libro intitolato Nuovo Ordine Mondiale. Ora poi c'è da dirvi una cosa anche su questo. Credo di avere un'idea di chi è che controlla le cose, però è irrilevante a questo punto fare nome e cognomi. Guardiamo le cose come sono. Purtroppo questa situazione qui
andrà avanti probabilmente fino al 2025. Nel 2025 dovrebbe succedere qualche cosa, intendo dire anche l'evoluzione della guerra, perché la guerra mica finirà a breve, no, continuerà sicuramente per mesi e mesi, se non anni. E quindi la riflessione che ognuno dovrebbe fare, dire: ma io qui ho un'azienda, ho degli operai, ho delle responsabilità, ma sono sicuro di quello che sto facendo? Ma non è che magari mi vale la pena mettere insieme un piano B e andarmi a fare una visita in Tanzania? Va bene, in Tanzania ho pure da un'altra parte, non è importante, ma fate qualcosa. Ecco, il mio suggerimento, lo stimolo che vi voglio dare è anche un fatto di coscienza. Mettete, cominciate a ragionare su un piano B in maniera concreta, se non l'avete ancora fatto. Decidete un suggerimento, decidete due destinazioni e visitate, se non rimanete contento, visitate anche la seconda come seconda possibilità. Ma credo che sia un dovere morale, etico di tutti, fare qualcosa, fare. In Italia abbiamo questa situazione per cui ci si lamenta, però poi quando si deve arrivare al dunque non si fa niente. Ecco, io ve lo dico come esperienza, perché avendo vissuto 21 anni in America, ci si rende conto, no, delle differenze nella mentalità. Non che gli americani siano perfetti, per carità di Dio tutt'altro, però si lamentano meno e fanno di più. Ecco, questa è una nota dolente che noi ci portiamo dietro come latini, perché i latini, anche se si va in Argentina, se si va in Perù, se si va da quelle zone lì che sono latini, anche loro è un po' la stessa cosa, fa parte della nostra natura. Ci sono domande per caso? Non siate timidi, eh? Io salve. Mario, già salve. Salutato. Sì, prego. Salve, mi chiamo Emilio. Prego. E l'aspetto fiscale, cioè rispetto all'Italia e di per sé lì, rispetto all'Italia, come siamo messi? Allora, mi ha chiesto la fiscalità, mi ha chiesto, cioè le tasse, no? Quante tasse si paga? Allora, la situazione, come dicevo, anche sotto questo punto di vista, è equivalente a quella che avevamo noi negli anni 50 e 60. Ora, non so te quanti anni hai, ma io sono vecchio a sufficienza per ricordarmi, per ricordare a tutti, che negli anni 50 e 60 di tasse se ne pagava proprio poche, ma proprio poche. Si sono cominciate a pagare le tasse negli anni 80. Quindi io sono in contatto adesso con una signora italiana, ve lo dico anche come notizia, che è per darti la risposta, che sta cedendo la sua attività a Zanzibar, un'attività molto molto bella. Ora, naturalmente non posso fare nomi, però è relativa al turismo. Chi è magari interessato mi può contattare e gli spiego più dettagli. Lei in 30 anni ha messo insieme questa attività di grande, voglio dire, nome, di grande anche prestigio, perché la conoscono tutti. Lei a una certa età si vuole ritirare e quindi la vuole cedere, va bene? Allora, ho avuto un paio di incontri con lei e gli ho detto: sai, insomma, c'è molto cash nella tua attività, e poi bisogna vedere le dichiarazioni dei redditi, no? E lei mi ha guardato, ha detto: dichiarazione dei redditi? E io ho detto: beh, dichiarazione dei redditi, sì, insomma, quello che paghi di tasse. E lei si è messa a ridere, no? Ha fatto un'espressione come dire: ma che tasse non se ne paga? Ecco, e questa è una cosa che è venuta oggi. Effettivamente, per darti la risposta, la tassazione è, per le grandi aziende arriva al 30%, eh? 30% è quello che ti dice il commercialista, il commercialista fa la stessa domanda, dice. Però poi per le piccole e medie aziende, ovviamente, siccome qui è quasi tutto cash, quasi tutto contante, te capisci che essendo, è come in Italia una volta, siccome era tutto contante, i soldi la gente se ne metteva in tasca, mica li dichiarava. Stessa cosa precisa identica. Quindi abbiamo una situazione, anche sotto questo punto di vista, di grande flessibilità, perché posso dirti forse un 10-15% un'azienda media paga di tasse.
i controlli stanno anche qua aumentando, perché evidentemente succede poi piano piano quello che è successo in Italia e in tutti gli altri paesi, no? E quindi però questo è ancora, siamo ancora in una fase di introduzione e di crescita del mercato, per cui ti lasciano lavorare, ti lasciano lavorare tranquillo, e qui se lavori tranquillo e non da noi a nessuno, non ti rompe le scatole nessuno, assolutamente, ti lasciano lavorare tranquillo senza problemi. Ho dato la risposta che... Sì, grazie, ma e per quanto riguarda l'Italia, una volta che ho la residenza lì e poi devo togliere la... No, no, allora ti spiego. Senza fiscale di salvare l'Italia? Sì, ti spiego. No, non devi fare assolutamente niente, per una ragione molto semplice, che quando vieni qua e prendi la residenza qua, non hai l'obbligo di permanenza, cioè te puoi vivere dove vuoi, hai la residenza per 2 anni, però il governo non ti obbliga a stare in Italia, andare in giro per il mondo, fare quello che vuoi. Per 2 anni te in qualsiasi momento vieni, fai vedere tutte le tesserine delle residenze e allora ti fanno passare senza problemi. Non devi fare assolutamente niente, soltanto una cosa è la devi fare, e lo chiede lo Stato italiano, che quando, forse lo sai, quando ci si trasferisce all'estero ci si iscrive all'AIRE, che è l'albo dei residenti all'estero. Però anche in Italia te non devi mandare nessuna comunicazione, non devi comunicare niente a nessuno, mantieni la tua residenza normale, e poi dopo magari sei qui da 10 anni, no? Se qui da 10 anni magari puoi anche, che ti posso dire, spostare la residenza definitiva qua, però non c'è nessun obbligo di nessun tipo eccetto l'iscrizione all'AIRE. Ora vi dico un'altra cosa. Una tassazione territoriale. Applicano una tassazione territoriale. La Tanzania ha applicato tassazione territoriale. Che cos'è la tassazione territoriale? Non so cosa sia, non capisco. Il fatto che io sono residente in Italia, anche lì, la Tanzania potrebbe dire: no, se tu sei residente qui devi pagare le tue tasse anche su ciò che è in giro per il mondo, non solo su ciò che è qui. No, qui non ti chiedono nessuna tassa sui tuoi redditi, nessuna, neanche sulla pensione. Non hai nessun, non paghi. Se qui non lavori, cioè se qui non lavori, non apri un numero di partita IVA, qui non paghi nessuna tassa sui redditi che ti vengono dall'estero. Allora, approfitto per dirvi un'altra cosa, perché si parla della classe C per pensionati. Ho dei clienti io che stanno effettivamente, seriamente, pensando a questa possibilità, che adesso vi illustro. È, come vi ho detto, abbastanza semplice ottenere la residenza. Voi fa colloquio, vi spiego tutto, vi mando la documentazione, pagate le fee che dovete pagare, eccetera, eccetera. Sono anche abbastanza molto relative, diciamo così. E quando tutta la documentazione all'immigrazione è pronta, venite qua e in 3 giorni dovete fare le impronte digitali e fare la foto. Quindi 2 giorni è tutto pronto, potete anche ritornare in Italia se volete. Ora, qual è il vantaggio di questa cosa qui? Voi ritornate in Italia col tesserino della residenza, no? Della residenza qui in Tanzania. Qualsiasi cosa dovesse succedere in Italia, voi non vi possono mica bloccare all'aeroporto. Voi siete residenti in Tanzania, anche se siete italiani, vi devono lasciare partire, perché non dimentichiamoci che la situazione adesso è un po' più tranquilla, ma siete proprio sicuri che l'emergenza sia finita e che invece questi non ritornino alla ricarica con l'ennesima crisi pandemica della variazione, magari in autunno, come invece probabilmente faranno? Quindi vi dovete sempre stare un po' allerta e valutare tutte quelle possibilità che vi permettono di attivare un piano B.
qui con un investimento molto molto relativo e con sforzo minimo, perché praticamente poi faccio tutto io qua, voi vi assicurate, non lascia passare qualsiasi cosa succede in Italia, voi per 2 anni tenete qua tranquilli e non vi tocca nessuno. Poi fra 2 anni si vede che la situazione migliora, si ritorna in Italia, se la situazione peggiora si rimane qui, ci si troverà qualcosa da fare qua, basta darsi da fare, un po' di iniziativa, le cose, le opportunità ci sono sempre. Ecco, quando parlo di cose pratiche che possono effettivamente essere molto utili in un momento di emergenza, e questa è una di quelle. Non so se mi sono spiegato, avete capito, no? Come funziona? Se non sono stato chiaro, me lo dite, lo rispiego, eh? Allora, ci sono altre domande? Io vado avanti nella spiegazione che dicevo prima, nelle differenze fra... Allora, dal punto di vista linguistico, le regolamentazioni, ovviamente, tra Tanzania e Zanzibar sono le stesse, cioè la lingua è la stessa, si parla Swahili, Kiswahili si dice, è una lingua che è stata messa insieme... anni 60 con l'obiettivo di con l'obiettivo di facilitare la comunicazione tra le 100 e più tribù che popolavano la Tanzania. E è una lingua che hanno messo insieme attingendo un po' dall'inglese, un po' dallo spagnolo, dal portoghese, dall'arabo, e qui ci sono anche molte parole latine, italiane, qualche volta inglesi. La lingua è stata messa insieme un po' così, quindi si parla questa lingua qui nella zona, diciamo, nell'unione del Sudafrica, che è un'unione di cui fanno parte la Tanzania e altri 6-7 paesi limitrofi. Queste sono tutte informazioni che potete trovare su internet, va bene? Dal punto di vista, diciamo così, culturale, invece c'è una differenza dovuta principalmente alla religione. In Tanzania la maggior parte delle persone sono cristiane, cattoliche, e a Zanzibar sono musulmani. Sono musulmani perché prima Zanzibar era annesso all'Oman, era annesso praticamente all'Oman. Sapete che l'Oman erano tutti musulmani, e allora sono musulmani. Ora, grandi attriti tra le due nazioni non ci sono, però ci sono delle cose bizzarre. Alcune istituzioni sono in comune, per esempio l'immigrazione e altre tre, la difesa, mi sembra altri 2 o 3 ministeri sono gli stessi. Mentre alcune cose sono diverse, per esempio la Tanzania ha un suo governo, e Zanzibar ha un suo governo. È come se fosse una regione semiautonoma, no? Poi può essere la Val d'Aosta, credo, da noi, no? Il Trentino Alto Adige. Non ci sono degli attriti, delle situazioni che possono creare conflitto, come si potrebbe pensare tra cristiani e musulmani. Assolutamente no. Sono entrambi pacifici, tranquilli, non amano le risse. Io posso, Franco può confermarla questa cosa qui, tutti coloro che sono venuti hanno trovato una situazione, direi quasi rilassante, anche di sicurezza, andando in giro per le strade, no? Io non ho mai avuto una situazione di insicurezza, mi sento molto più sicuro qui che vivo in un villaggio tanzaniano piuttosto che quello che mi sentivo a New York, magari la sera, no? In certe zone, cioè, naturalmente è una situazione abbastanza diversa. Eppure sei in Tanzania, sei in Africa, sei in mezzo a tutti i neri, però loro ti rispettano, tranquillo, no? Non ci pensano nemmeno a infastidirti. Assolutamente, questa è una cosa che mi ha sorpreso molto, no? Forse. Perché all'inizio, prego.
Qualcuno che vuole intervenire? Allora, c'è qua Max, c'ha il microfono aperto. Ah, no, non so niente. Max, ha il microfono aperto. Allora, andiamo avanti. Allora, ci sono altre domande? Cioè, ci sono domande su quello che ho appena detto? Vediamo un po'. Allora, poi vi dico qualcosa sui ragazzi, sulla scuola. Allora, velocemente, per chi ha dei ragazzi, ovviamente lì livello educativo scolastico non è a livello, diciamo, delle migliori nazioni occidentali, no? È un livello abbastanza basso, gli insegnanti non sono pagati particolarmente bene e quindi anche qua le migliori famiglie poi mandano i ragazzi a studiare nelle scuole private. Scuole private però sono abbastanza accessibili, i ragazzi sono seguiti piuttosto bene e quindi poi dopo, se il ragazzo, naturalmente la ragazza, vale, può andare avanti, può andare all'università. L'università di Dar es Salaam è un'università sicuramente buona, però dobbiamo tenere presente che sono sempre abbastanza indietro in tutte le cose tecniche e tecnologiche a tutti i livelli, sono piuttosto indietro. Quindi, per esempio, per quello che riguarda le opportunità di lavoro, tutti gli operai specializzati, in qualsiasi settore siano, qui possono avere delle buone opportunità di lavoro. Basta che abbiano un'esperienza e delle qualità particolari. Per esempio, io spesso e volentieri parlo degli elettrauti. Può sembrare una cosa strana, ma qui l'elettrauto, diciamo, professionale, organizzato, no? Con tutte le apparecchiature necessarie, software, eccetera, non esistono. Esistono meccanici di una volta nostri, io me lo ricordo perché la mia famiglia ha lavorato per tanti anni vendendo macchine, mio papà, e quando andavo in garage c'erano i meccanici che lavoravano nelle macchine, no? Insomma, in situazione degli anni 50, 60, 70, stessa situazione. Quindi tante volte intervengono per riparare una cosa e ne rompono un'altra. E quindi tante volte ci sono anche delle situazioni abbastanza difficili, però vedo che le macchine in linea di massima girano. Però, ripeto, un'azienda, una struttura che ha software per fare il check, no, della macchina, che è organizzata bene, che ha tutte le attrezzature col ponte, tutte queste cose, viene qua e si fa un grande business, lo dico subito, un enorme business, perché nessuno può fare a meno della macchina e non ha importanza se si paga di più. A un certo punto la macchina serve per lavorare, c'è bisogno, si paga quello che si deve pagare, ma si porta da un professionista che sa dove mettere le mani. E poi naturalmente ci sono ottime opportunità per i mulini, per tutti coloro che lavorano nell'alimentare. A mio avviso ci sono delle ottime opportunità, ci sono buone opportunità per i pizzaioli, per i ristoratori, anche se bisogna stare molto attenti perché i tanzaniani non mangiano quello che si mangia noi, e questo è abbastanza buono, quindi bisogna sempre un po' poi adattare, no, quello che si fa. Bisogna venire qua con molta umiltà, qualche soldo in tasca e con voglia di fare. Ecco, allora se ci sono queste tre componenti che io considero alla base, indipendentemente da dove si vada, quando si va all'estero ci vuole un po' di soldi, molta umiltà e molta motivazione, no? Negli obiettivi che si vogliono perseguire. E allora diciamo che si parte da una buona base anche proprio mentale, concettuale, che ci permette di andare avanti piuttosto bene. Invece purtroppo degli errori principali che si fa quando si va all'estero, si dice: ah, io vado all'estero, provo, no? Vado all'estero, provo, magari c'è qualche soldo in tasca, prova qui, prova. Non si prova, si va, si fa un minimo di ricerca di mercato, si cerca di affidarsi a dei consulenti preparati. Lo ripeto tante volte, state attenti agli avvocati, state attenti a chi vi affidate, perché l'esperienza di chi vi affidate è fondamentale per il vostro successo. Io ve lo dico per esperienza mia personale.
se beccate, broccate il consulente sbagliato, rischiate di rovinarvi la carriera e avere poi un sacco di problemi. Dunque, io farei una breve pausa se qualcuno vuol fare delle domande. Allora, Marilena, posso disturbarti? Certo, dimmi pure. Ciao. Ecco, no, più che dirti io, devi dire te, Marilena. Dimmi. Posso dirti? Siamo sentite con Mary, abbiamo più o meno stabilito la data, adesso giorno più, giorno meno, insomma, e poi provvede lei a fare i biglietti. Spero che si unisca a noi anche Franco. Franco non ce la fa perché viene a metà novembre. Ma noi veniamo a metà novembre. Hai ragione. Ci sono buone probabilità che ci muoviamo insieme. Benissimo, ecco, allora Marilena sì. Verrà con un'altra amica, Maria, a farmi visita qua in Tanzania prima, poi andiamo a Zanzibar, e rimarrà qua per 2 settimane. Quindi cosa faccio in questi casi qui? La prima settimana la spendo con loro, cerco di dare tutte le informazioni possibili e immaginabili. Quando andiamo a Zanzibar facciamo lì di massima anche l'incontro con il console onorario, Stefano Codisco, che è sempre gentile e disponibile, al quale potete fare tutte le domande che volete, no? Perché ovviamente lui è qui da tanti anni, è comunque il suo punto di riferimento per tutti gli italiani, perché lui rappresenta l'Italia, no? E poi appunto andiamo a Zanzibar, facciamo il solito giro di Zanzibar, gli faccio vedere le spiagge più importanti, le zone più caratteristiche, eccetera eccetera, e poi, come nel caso loro per esempio, la seconda settimana la passeranno in uno o due resort a seconda di dove vogliono andare. Io sono in contatto con diversi operatori, sono ovviamente quasi tutti italiani, e li sistemo nella zona est di Zanzibar, oppure nella zona ovest, dove ci sono risorte più belle, le spiagge più belle. Quindi si combina proprio l'utile e il dilettevole. Mi fa molto piacere che finalmente Marilena e anche Maria, dopo tanti mesi di attesa, ce l'abbiano fatta avvenire. È stato anche per loro difficile, però vedete, allora hanno dimostrato determinazione e volontà e vengono. E questo che voglio vedere, quello che mi piace apprezzare. Poi la settimana successiva, adesso non è collegata, verrà anche un'altra amica che doveva venire con loro proprio per tutta una serie di ragioni. Verrà la settimana successiva, Cinzia, e anche lei è una di quelle persone che voglio venire, devo venire, e se è messo in testa di venire, viene. Ecco, a me piace lavorare con persone in questa maniera qui. Allora c'è più soddisfazione, c'è più determinazione e sicuramente, insomma, si ha le idee più chiare su quello che si vuole ottenere. Va bene? Benissimo, Marilena. Allora sei in contatto, ci risentiamo poi tanto con Maria. Tienete in contatto con Franco e fatemi sapere poi come va. Tanto con Franco ci sentiamo spessissimo. Allora, avete altre domande, anche le più bizzarre? Io sono qua a disposizione. Quanto abbiamo fatto? Abbiamo già parlato troppo. Però non mi piace mica parlare troppo. Ricordo, c'ho delle altre cosettine da dirvi. Allora, per coloro che mi seguono nei due canali, che ricordo, uno è Piano B e Piano C all'interno della piattaforma, ma destinazione estero, che ovviamente sono appunto le 21, e l'altro è la consulenza oro del sabato alle 10. Coloro che mi seguono su Telegram, io do in omaggio, offro gratuitamente, il link per scaricare la trilogia che ho scritto sul nuovo ordine mondiale. Sono 1042 pagine di interventi, video, articoli, insomma, brani estratti da libri di autori praticamente sconosciuti in Italia. Io questo lavoro l'ho potuto fare quando ero naturalmente in America, mi sono documentato, no? Siccome io dal 2004 non guardo più la televisione,
E allora ho fatto altre cose, no? Nel tempo libero. Quando poi mi sono trovato a casa a non fare niente, ho pensato bene di mettere tutto insieme. È un libro che non è un romanzo, eh? È abbastanza impegnativo da leggersi, però almeno se uno lo legge, legge anche la premessa e le conclusioni e si rende conto almeno un pochino meglio degli anni che stiamo vivendo, che sono anni di grande travaglio e di grande cambiamento. E quindi chi è interessato mi manda un messaggio, ricordo che il mio indirizzo di posta elettronica è mmguerrieri@yahoo.com, mi manda un messaggio veloce e io gli mando il link. Col link gli mando anche un altro link, che è quello relativo alla consulenza oro. Non voglio adesso spenderci troppo tempo, però ho messo insieme un piccolo report, un saggio, che è, credo, particolarmente interessante per tutti coloro, per tutti coloro che vogliono. Aspettate, perché silenzio, cioè, già che c'è. Scusate, per tutti coloro che vogliono capire un pochino di più, no? Su come diversificare gli investimenti, e naturalmente l'invito anche a seguirmi il sabato, in cui poi ci sono, cioè, lo spazio domande e risposte, e questo sabato leggerò la terza parte, appunto, del report che io ho messo insieme. Poi in aggiunta a questo, un altro omaggio è quello dei prospetti sul piano B e piano C, che io invio gratuitamente per coloro che sono interessati. Quindi queste qui sono tre belle cose, che insomma, pochi altri autori darebbero gratuitamente, però lo faccio volentieri, tanto io faccio questa cosa perché mi diverto, faccio le cose adesso, mi sono ritirato qua in Tanzania, faccio le cose che mi divertono, che mi danno piacere. Se mi voglio alzare la mattina mi alzo, se non mi voglio alzare non mi alzo, per fortuna non c'è nessuno che mi deve dire alzati, c'è da fare qui, c'è da fare là, e quindi cerco di fare cose che mi danno piacere, che mi interessano. Dunque, ci sono delle domande per caso? Ecco, c'è qualcuno di voi, per esempio, che ha già un piano B? Non siate timidi, intervenite pure. Cioè, c'è qualcuno di voi che ha già in programma di visitare un paese? Perché in questo caso avere un piano B, parlando di queste cose, significa appunto avere in programma di visitare un paese, visitandolo per spostarsi definitivamente o per andare e fare delle informazioni. C'è nessuno che ha già in programma una cosa di questo tipo? Tipo, per esempio? Sì, ciao, io parto domani per Panama, per esempio. Oh, bravo, però... benissimo. Grazie, però non è sufficiente, secondo me, nel senso, per la mia visione, andrò lì, probabilmente prenderò una residenza, però comunque sono molto vincolato all'Italia, quindi la prendo per il caso, come dicevi tu, in caso dovessi andare via velocemente. Diciamo che è una residenza preventiva. E secondo me non mi basta quella di Panama. E mi informerò di più adesso con calma, perché comunque ci è voluto un po' di tempo per organizzarmi su Panama. Appena ho concluso lì, sto valutando altri paesi. Il Brasile l'ho scartato, per dirne uno che qui va di molto di voga in questo gruppo, mi pare. Perché c'è la se stai più di 6 mesi c'è... Se hai la residenza fiscale automatica e non mi interessa. Ecco, dopo quello che mi hai detto su Pana e sulla Tanzania, magari potrei farci un pensierino e averne uno anche lì. Sì, allora io la regolamentazione su Panama la conosco abbastanza bene. A Panama ci sono stato 2 o 3 volte e quindi la conosco bene. Non so se è cambiata, però è molto più complessa e molto più costosa di questa qui. Te lo dico subito, però ho libero di fare questo. Sì. Sì, sì, però io ho vissuto in Africa nera, sinceramente la vedrei più come un piano C che come un piano B. Il mondo latino, lo parlo per me. Parlo di piano C, certo, ho capito. Perché mi trovo molto meglio nel mondo latino che in Africa. Anche se mi sono trovato da Dio, devo dirti la verità, però
sei sempre un bianco, troppo, per fortuna, non puoi farci niente. Guarda, una volta ero con dei ragazzi in spiaggia, questo era in Senegal o in Gambia, ai confini col Gambia in Senegal, dei ragazzi che erano andati a pescare del posto, no? Si scherzava, si rideva, però poi loro hanno iniziato a parlare fra di loro, io non ci capivo neanche di Olof, captavo qualcosa in francese e ho detto ma ragazzi ci sono anch'io, eh. E uno gli ha detto guarda ma tu non puoi capire, tu sei bianco, così mi ha detto. Questo è un piccolo aneddoto. Devo dirvi una cosa, l'Africa è un continente enorme, è chiaro che ci sono grandissime differenze fra una zona e l'altra, eh? E questo è bene chiarirlo. Non è che problemi possono capitare a tutte le parti, possono capitarci anche in Italia, cioè non occorre, però ecco, non fatevi fregare dall'idea del nero cattivo, non vi fate fregare da questa almeno qua questa cosa non esiste, sono tranquilli. No, non sono cattivi. L'unica raccomandazione che faccio, poi quando venite vi spiego per bene le cose, per quello che posso aver capito io, che dobbiamo stare particolarmente attenti nel business. Nel business sì, bisogna avere un occhio particolare, ma nella vita normale, nella vita comune, scusami, sono tranquillissimi e non ti danno a nessuno. Questo te lo dico. Scusami tutti. Max, però ecco. Non è una questione di... Allora, ho vissuto anche in Asia, ho vissuto in Sud America, è molto più facile integrarsi in Sud America per un italiano, ma neanche paragone. Dopodiché, se uno comunque non gli interessa integrarsi, ma se tu vuoi avere a che fare con i locali, è molto difficile che ti considerino uno di loro. Che poi ti trattino meglio che i loro connazionali, perché sei bianco ci sta anche, eh? Cioè sei cittadino di classe A piuttosto che di classe B solo per essere bianco. Però nel momento del bisogno vuoi una situazione nazionale particolare, vuoi una situazione X particolare, vuoi quando di mezzo ci sono soldi e la cosa cambia, non sei più proprio uguale, mettiamola così. Già non sei nazionale in quel posto. Sì, no, quello che dice è vero, Enzo, è giustissimo, e lo posso confermare anch'io. Questo è vero, perché noi consideriamo i neri alla stessa stregua nostra? No. Purtroppo c'è questa cosa qui e fa parte anche di un aspetto umano, perché purtroppo siamo abbastanza diversi, e non soltanto nel colore della pelle, anche nella forma mentis. Sì, è vero quello che dici, è verissimo, certo. Infatti noi abbiamo molto più cose in comune, l'ho detto prima, con gli argentini, con, in particolare gli argentini, con i brasiliani, abbiamo moltissime cose in comune. La cosa che ci accomuna di più, lo sai qual è? A livello di mentalità? Con i latini, te l'ho detta prima. Ora io te lo dico come battuta. Ma no, i latini cambiano molto da argentini a colombiani, che c'è l'abisso, però. Certamente che cambia, ci sono delle differenze enormi, è chiaro. Però la cosa che abbiamo un po' tutti in comune nel mondo latino è che noi ci si lamenta sempre. Cosa. Gli argentini non... più degli altri. Certo. non ha importanza. Quando c'è sole, madonna, c'è sole, oggi è una giornata tremenda. Piove, ci si lamenta perché piove. Tira vento perché tira vento. Cioè, abbiamo questa cosa qui che a me dà molto fastidio. Mi dà proprio fastidio. E che per esempio in America non esiste una cosa così. Ne troverai mai uno che... si lamenta perché piove o perché tira vento, no, non esiste, non forma. Ecco, e questa è una cosa personalmente, comunque la dico per gli amici che ci ascoltano, proprio come battuta, vediamoci, non voglio essere troppo negativo, però questa cosa qui ce l'abbiamo in comune tutti, ci si lamenta e quindi integra abbastanza. Dimmi. Tanto per farmi gli affari tuoi, la curiosità mia, però secondo me mi delucida alcune cose, ma tu che hai vissuto tanto negli Stati Uniti, in vita adulta, da adulto oltretutto, avendo delle attività e quant'altro, ma tu questo lavoro di consulenza, questa apertura verso gli
coloro che vogliono in Tanzania. Ce l'hai anche nei confronti, nel senso, ci sono americani che vedono la Tanzania un possibile piano, ci saranno, sono 300 milioni, ma c'è questo interesse europeo, non ne frega niente in generale, poi ovviamente ci saranno qualche migliaio che vogliono andare in Africa, ma anche qualche milione forse. Parlavi dall'America? Esatto, essendo stato tutto lì, come allora, guarda, apri verso l'Italia? Ti spiego. Quando io ho messo insieme, allora non ti devi dimenticare che tutto è partito dal libro. Quando io ho scritto il libro, dovevo decidere se lo scrivevo in inglese o lo scrivevo in italiano. Potevo scriverlo in inglese anche perché la maggior parte dei testi era in inglese, ho dovuto fare un lavoro ulteriore, no, per tradurli. Però se uno legge il libro si rende conto che nel libro ci sono scritte delle cose che il 70% degli autori importanti che io menziono nel libro sono stati morti ammazzati, sono stati fatti fuori nel corso degli anni. Ora, io non è che abbia paura di morire, perché io posso morire domani, uno che scrive un libro così, non è che io ho paura di morire, però ho dovuto fare la scelta se lo dovevo fare in inglese o in italiano. Siccome io promuovere un libro come quello lì in inglese rimane impossibile da fare, perché non trovi assolutamente nessun editore che te lo pubblica, impossibile. L'unico che puoi trovare, che puoi fare, è Amazon, ma tanto Amazon me l'avrebbe tagliato per i contenuti del libro. Sono stato costretto a scriverlo in italiano, sono stato contento a farlo, non voglio tediare molto, no, di questa cosa, proprio lo dico come curiosità, anche perché dopo tanti anni che lo parli poco, mi sono reso conto che mi ero scordato la grammatica, e anche tante volte certe parole o certi verbi non me li ricordavo. E io dico, no, non è possibile. E allora ho approfittato di scrivere il libro anche per rispolverare un pochino tutta la grammatica, eccetera. E il libro l'ho scritto poi in italiano anche perché, avendo dei contatti con degli amici che avevano dei canali YouTube, per esempio uno dei quali è Ubaldo Croce, io ho fatto tutta la presentazione dei vari capitoli con lui, che sono presenti tutti i miei interventi sul mio canale di Massimo Michele Guerrieri su YouTube, e poi piano piano li ho ritrascritti tutti per bene, li ho corretti e è venuto fuori il libro. Ma questo lavoro qui come posso dire, mi è venuto spontaneamente per tutte le situazioni che ho appena detto di farlo in italiano. A quel punto io mi sono indirizzato sul mercato italiano e non più su quello americano, capisci? Poi nel frattempo mi sono anche spostato in Tanzania, io ho molti contatti a New York, però non ho il feedback per dirti, non so quante persone potrebbero essere interessate di venire in Tanzania. Tieni presente che l'americano ha una mentalità molto particolare. L'americano è americano. L'americano sta bene in America. Può andare in giro da tutto il mondo, qualsiasi cosa, per turismo, queste cose qui, ma l'americano non gli toccare l'America, perché loro non ci pensano nemmeno di venire in Tanzania. Bisogna che proprio la situazione sia una situazione di estrema povertà, di estremo bisogno, se no in Africa non ci vengono, te lo dico subito. Non so se ti ho dato la risposta, vi ho chiesto questo, no? Giusto? Enzo, avevi chiesto questo, giusto? Enzo? La differenza sostanziale? Sì, ottimo, grazie. Sì, prego. Ottimo, era quello che più o meno immaginavo. Cioè, sì, mi senti? Prego, sì, prego. Oltre al fatto che gli americani dimmi. No, ma c'è anche un altro fattore che mi ha tolto la curiosità, che vabbè, l'America è la terra dei sogni, quindi se tutti sognano di andare là un motivo ci sarà, e anche per gli americani stessi ci credono forse, ma gli italiani in questo momento stanno vivendo un momento così critico, secondo me psicologicamente soprattutto, che fra un po' diventano come i cubani, che basta prendere l'aereo per andare ovunque, basta andare via. Nel senso, non che il Tanzania sia ovunque, ma c'è una grande necessità trasversale alla popolazione di aria nuova.
Sì, però vedi, c'è anche una differenza sostanziale di mentalità, è quello che dicevo prima. L'americano è uno che la mattina si alza e va a lavorare. Cioè non è che dice la mattina, oh madonna, c'è da alzarmi, c'è da alzarmi e andare a lavorare, come magari si fa noi, no? Che siamo un po' più pigri. Cioè, conoscendo la mentalità africana, adesso un pochino meglio, l'Italia è più un paese africano che un paese europeo. Capite? Io vedo questa cosa che per noi ci si lamenta, qualsiasi cosa che si fa tante volte si fa con fatica, si fa a rilento, come qui è tutto pole, tutto a rilento, no? Qui è come, venendo da New York e vivendo qui, è come se tu vedessi un film a rallentatore, a slow motion, perché qui è tutto a rilento, tutto calmo, camminano tranquillamente, non corrono mai, cioè siamo in Africa, questa è l'Africa, no? A New York in particolare, che non è nemmeno America, perché New York non è America, l'America, per vivere l'America devi andare in South Carolina, North Carolina, questi stati qui, insomma diciamo che la costa est è un animale completamente diverso dall'americano classico, oppure in Centro America, forse meglio ancora, dove è tutto un po' più lento, un po' più tranquillo, tipo alla texana, no? Tutto lo stile di vita, ecco, vai al sud, c'è questa situazione qua, però il problema nostro è la mentalità, deve cambiare la mentalità in Italia, ci si deve lamentare meno e fare di più, soprattutto studiare e documentarsi di più. È per questo che io ho messo insieme il libro, no? La trilogia, ho messo insieme il report sull'oro, per dare la possibilità alle persone, almeno quelle di buona volontà che vogliono leggere, di documentarsi un pochino di più. Allora, abbiamo fatto quasi 1:20. Se ci sono un altro paio di domande, rispondiamo alle domande, se no poi magari si chiude qua, comincia a essere tardi. Allora, c'è nessun altro che ha un piano B? Che ha un piccolo progetto per visitare magari un altro paese in Europa? Nessuno? Molti ci staranno pensando, ci starete pensando, immagino, no? Allora pensateci bene. Io ricordo che, per caso, se voleste venire qua, io ho 3 settimane ancora disponibili, che sono quella settimana di ottobre dal 23 al 29, la settimana ottobre-novembre 35 e la prima settimana. Voglio prendere troppi impegni, anche perché Franco verrà e poi anche forse un altro amico verrà, quindi insomma io sono sempre poi abbastanza occupato a fare le mie cose, quindi però dopo, come dicevo, i prezzi dei biglietti aerei aumenteranno moltissimo e allora poi a quel punto, se uno vuole risparmiare, forse è bene che venga a gennaio-febbraio, quando i prezzi dei biglietti saranno un po' più economici. Allora ricordo che io ho 2 investimenti a mio avviso ottimi a Zanzibar. Se qualcuno per esempio vuol fare un investimento o vuole, anche questa è una forma di diversificazione, mi può contattare e io gli fornisco tutte le domande necessarie. Come diceva Franco precedentemente, dobbiamo stare molto molto attenti quando si comprano delle proprietà qua. Ci sono purtroppo molte truffe, però con l'organizzazione adesso che insomma ho organizzato io, penso di con l'avvocato, insomma col console eccetera, penso mi sento abbastanza tranquillo, anche perché ho deciso di collaborare con un perito che ovviamente tra i suoi compiti assieme all'avvocato sarà quello di verificare la veridicità di tutti i documenti e la qualità dell'investimento. Ecco, quindi io faccio solo da coordinatore di tutte queste cose qui, ma devo garantire il servizio al cliente, se no poi alla fin fine, se c'è un problema, la colpa è mia. Allora Max, prego, posso farti una domanda? Se ho capito bene, prego. Sì,
parlavi di Ubaldo Croce, che è anche un mio vicino di casa, saranno 10 chilometri. È quello che parla di storia, di, cioè ha una grande conoscenza storica dei fatti. Sì, questo certo, Ubaldo lui, Croce. Ah. Certo, certo, Ubaldo Croce, sì. Okay. Ah, strana coincidenza, sì, no, non sapevo che... Sì, ho fatto tutti gli interventi, sono partito con Accademia della Libertà tanti anni fa, purtroppo molti dei miei interventi sono andati persi, i video, perché Accademia è poi stata chiusa e non hanno salvato i video, e poi dopo ho ricominciato appunto a fare qualcosa con lui una volta ogni tanto dall'America, e poi dopo ho fatto tutta la serie della lettura dei capitoli, no? Del libro, e poi anche altri interventi, insomma, anche recentemente abbiamo fatto qualcosa. Sì, sì. Grazie per questa curiosità. Grazie. Prego. Max, io ti dovrei salutare, quindi saluto te, saluto tutti, saluto Franco. Spero che faccia parte della partita, del nostro viaggio. Benissimo. Ciao carissimi tutti, buona serata. Buonanotte, grazie. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, vediamo un po', avete altre domande, anche curiosità, cose veloci, magari prendo un'altra domanda e poi si chiude. E un'ultima domanda mia, i documenti sono in inglese? Si possono fare in inglese? C'è la lingua ufficiale sullo Swahili o si può fare anche in inglese tutto? No, no, qui si fa a livello burocratico, è tutto in inglese, eh? Sta tutto in inglese, sì, sì. Chiaro che okay. Il straniero Swahili non lo conosce, e quindi diciamo... Si può fare tutto in inglese. Si può fare tutto in inglese, perché questo la Tanzania faceva parte del Commonwealth prima, c'erano gli inglesi, no? Addirittura prima ci sono stati i tedeschi, poi hanno perso la prima guerra mondiale, sono arrivati gli inglesi e poi sono rimasti gli inglesi, quindi la lingua ufficiale in teoria sarebbe l'inglese. Hanno messo insieme questo Swahili negli anni 60-70 e va bene, però insegnano anche l'inglese nelle scuole. Chiaro? Diciamo che un tanzaniano medio un po' di inglese lo parla, non tutti, purtroppo non tutti, però tanzaniano medio, di cultura medio-alta, parla un buon inglese, sì sì. Magari lo parlassimo noi in Italia, come lo parlano loro, magari. È uno dei problemi più grossi che abbiamo noi, se non il più grosso di tutti. Non si parla l'inglese e si parla sempre, si legge sempre meno l'italiano. Allora, benissimo. Allora io a questo punto sono quasi le 10:30, qui sono le 11:30. Io chiuderei la trasmissione qua, abbiamo parlato di tutto e non c'ho altre cose importanti da dirvi. Se ti ricordo che chi mi vuole contattare, il mio indirizzo di posta elettronica è mmguerrieri@yahoo.com. Se mi vuole richiedere i link, gli mando tutti i link, tutte le informazioni disponibili che ho detto, no? Sono quelle tre cose, ve le mando volentieri. E ricordo comunque che per chi è interessato magari al discorso oro, investimenti, cose di questo tipo, gli do allora appuntamento per sabato alle 10. E ricordo che la consulenza sull'oro è gratuita. Quindi se anche uno per esempio è curioso, vuole delle informazioni sull'oro, quello se ne può parlare, è una cosa un pochino più semplice, se ne parla volentieri. Allora, io a questo punto ringrazio tutti, e per chi è ovviamente interessato, spero di incontrarvi di nuovo la prossima settimana alla stessa ora. E vi ringrazio, buonanotte a tutti. Grazie. Grazie, buonanotte. Ciao, 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 grazie. Grazie. Buonanotte. Grazie.